Buongiorno a tutti, sono Gina Maneri e vorrei presentarvi il corso STL Formazione sulla traduzione Macedonia, che si terrà il 10 giugno a Milano all'Hotel Puccini. Il corso è rivolto a tutti quelli che traducono dallo spagnolo, o anche quelli che si avvicinano alla traduzione dallo spagnolo, quindi studenti, neolaureati. Vediamo come sarà articolato il corso. Ci sarà una breve parte introduttiva generale, nella quale vedremo insieme a quali aspetti del testo dobbiamo fare attenzione prima di affrontare una traduzione. Quindi le dominanti, i registri, la fedeltà al testo, o meglio, forse sarebbe meglio parlare di lealtà al testo. E quali sono poi le peculiarità della traduzione dallo spagnolo in particolare? Quindi a cosa prestare attenzione, la struttura della frase, i tempi verbali, quelli che sono i problemi più specifici, insomma, della traduzione dallo spagnolo in particolare. Passeremo poi allo specifico del corso, ovvero la traduzione in Macedonia. Cosa intendiamo per traduzione Macedonia? Parliamo di testi in cui si mescolano lingue diverse, parlate, invenzioni, in cui l'autore gioca insomma con la lingua. Sono testi caratterizzati da una lingua non standard che richiedono quindi al traduttore non solo una buona conoscenza della lingua di partenza, che diamo per scontata, e un'ottima padronanza della propria lingua madre, ma anche una capacità di destreggiarsi con lingue che magari non conosce benissimo e sicuramente uno sforzo creativo che magari non ogni genere testuale richiede. Quindi vedremo quali sono i margini di creatività, quali strategie mettere in atto per ottenere l'effetto desiderato e anche quali rischi si corrono. La seconda parte del corso, a cui sarà dedicata la maggior parte del tempo, è il laboratorio pratico, in cui leggeremo e correggeremo insieme i testi che i partecipanti avranno preparato. Lavoreremo su tre o quattro testi o parti di testi, dato che alcuni sono romanzi e altri racconti lunghi, che presentano caratteristiche diverse. Un esempio di lingua macedone è lo Spanglish, forse il più noto. Grazie anche a un film di qualche anno fa. Per Spanglish si intendono tutti i fenomeni di interazione tra spagnolo e inglese, tipici di chi parla spagnolo negli Stati Uniti. I gradi di contaminazione possono essere diversi e si va dal code switching, ovvero il cambio di lingua all'interno della stessa frase, ai calchi linguistici, che possono essere sintattici o lessicali. Qui abbiamo un piccolo esempio di Spanglish da uno dei testi su cui lavoreremo, Pollito Chicken, della scrittrice portoricana Amalia Vega. Un altro esempio di lingua macedonia è il cocolice. Cocolice è un gergo ibrido parlato da alcuni immigrati italiani in Argentina e in Uruguay. È un fenomeno non codificato e in continuo divenire, che si modifica con le generazioni, e presenta una gamma di varietà che hanno una base di italiano, con lessico e strutture isolate di spagnolo. Per estensione alcuni autori hanno interpretato il cocolice come qualsiasi miscuglio di spagnolo e altre lingue. È il caso, per esempio, di Jorge Barombisa, scrittore argentino, nel suo El desierto y su semilla, che è un altro dei testi su cui lavoreremo insieme. Un consiglio che voglio dare a tutti per una migliore riuscita del laboratorio e anche per divertirci di più è di non consultare le traduzioni già pubblicate, in modo da avere un approccio più fresco e più libero e non influenzato dalle scelte di un singolo traduttore. Bene, non mi resta che salutarvi e augurarmi di vedervi presto. Appuntamento al 10 giugno.